challenging to work in these times. It's a very difficult time for Italy and the United States as well. But we're really grateful that we have the technology that allows us to have programs like this to connect with all of you. So thanks for staying home and thanks for watching. I want to take a minute once again to offer my condolences to Italy and to the victims and families of victims of coronavirus. And also, you know, we're just suffering with this in the United States, as I mentioned. We hope that soon we'll be able to get back to our regular programming, but before we can, we're looking to do programs like this virtually where we can bring you people from different sectors of society and also to maybe inspire you with some new ideas for the future. So now I'm going to turn it over to Francesco Rea, and I hope you enjoy our program. As you know, today it will be in Italian. Ciao tutti. Hi Marlene, thank you very much. Buongiorno a tutti. Siamo a questo quarto appuntamento di From to Space, organizzato dall'ambasciata statunitense in Roma, Missione Italia in particolare, insieme all'Agenzia Spaziale Italiana. Questa è la settimana per due esponenti appunto dell'ASI. Iniziamo con Gabriele Mascetti, che è responsabile volo umano per l'Agenzia Spaziale Italiana. È un ingegnere aerospaziale e oggi ci parlerà in maniera particolare dal passaggio dal Lunar Gateway, cioè dalla stazione cislunare che verrà realizzata nei prossimi anni, fino che sarà un avamposto per portare l'umanità su Marte, e ovviamente ci spiegherà anche il ruolo dell'Italia può avere nell'ambito di questo così importante progetto. Gabriele Mascetti, a te la parola. Thank you, Marlene, for your nice words to Italy, for the introduction. Grazie Francesco per la presentazione e buonasera a tutti. Allora, comincerei con qualche slide che adesso vi mostrerò dal mio computer. Partiamo con un brevissimo flashback sul passato. 1971, quella che vedete è la Salyut 1, la prima di una lunga serie di stazioni spaziali. Ci furono le sette Salyut russe, tra l'altro non tutte lanciate per scopi pacifici, lo Skylab americano che stette in orbita per diversi anni, la Mir, che certamente tutti ricorderete, l'attuale stazione spaziale internazionale in orbita dal 1998 e permanentemente abitata dal 2 novembre del 2000. Quindi si può dire, per i nati dopo il 2000, si può dire che sono vissuti in un'era in cui c'è sempre stato qualcuno che ha vissuto off the Earth, fuori dal pianeta Terra. E nonché poi le due stazioni cinesi, la Tiangong 1 e la Tiangong 2, e la prossima stazione cinese che sarà assemblata in orbita. Quindi sostanzialmente possiamo dire che da circa 50 anni l'uomo presidia la bassa orbita terrestre, cioè quell'orbita che si realizza a 400 km al di sopra delle nostre. Ancora un breve flashback, negli anni tra il 69 e il 1972, in quegli anni ebbe luogo il programma Apollo della NASA. Quindi sette lanci, di cui sei portarono con successo astronauti sulla superficie della Luna, videro uomini che calcarono il suolo di un corpo celeste diverso dal nostro pianeta. Ecco, quella fu l'unica occasione della storia in cui l'uomo fisicamente fu presente su un altro pianeta, e soltanto 12 uomini nel mondo hanno camminato sulla superficie. Cosa succederà adesso? Questa foto è semplicemente per farvi vedere, si sono susseguite diverse ipotesi, teorie complottistiche sull'effettiva riuscita del programma Apollo. Ebbene, nel 2009 la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA, da 50 km di altitudine, fotografò quello che vedete sullo schermo adesso, che in sostanza sono i quattro piedi, le quattro zampe del lander, del Lunar Landing Module dell'Apollo 11. Quindi sostanzialmente pieno di tracce che testimoniano l'effettiva presenza dell'uomo sulla Luna in quegli anni. Dove andiamo adesso? Esplorare lo spazio vuol dire sostanzialmente estendere la presenza dell'uomo al di là dei confini dell'orbita terrestre e spingerci sempre oltre all'interno del sistema. Quella che vedete nella fotografia, nello schermo, è una fotografia reale, è un panorama di Marte scattato dalla sonda InSight il 9 dicembre del 2019.
2018, quindi un anno e mezzo fa, più di un anno fa. Ma l'obiettivo ultimo sarà di arrivare con l'uomo sul pianeta Marte. Chiaro che è un obiettivo ambizioso, non può essere compiuto in... è un obiettivo che richiede necessariamente una partecipazione concertata e organizzata da più paesi. La stessa attività dell'esplorazione è un argomento che è coordinato a livello internazionale, sia a livello governativo che interministeriale, quindi i governi di più paesi discutono tra loro le strategie per arrivare poi a portare l'espansione dell'uomo oltre la Terra, oltre la Luna. Ma anche a livello di agenzia, c'è un gruppo di coordinamento, quella che vedete sullo schermo è il diagramma della roadmap dell'esplorazione spaziale graficata in questo Global Exploration Roadmap, cioè una roadmap redatta da 20 agenzie spaziali che insieme stanno lavorando per definire il percorso per portare l'uomo sempre più lontano. L'obiettivo in questo momento consolidato, condiviso dell'esplorazione spaziale è Marte, quindi l'obiettivo di lungo termine è riuscire a calcare il suolo di Marte con un piede umano, quindi riuscire a portare degli astronauti fino alla superficie di Marte. Marte è senz'altro un obiettivo ambizioso. Per darvi un'idea di quanto sia complesso arrivarci in termini di scala, ecco, questa immagine che vedete non è in scala, ma se voi immaginate se voi chiudete le mani a pugno, immaginate che il vostro pugno in qualche modo rappresenti la Terra, ecco, su quella scala la Stazione Spaziale Internazionale, quindi la bassa orbita terrestre, si trova a 3 mm dal vostro pugno. La Luna, che è distante 384.000 km dalla Terra, la Luna è a 3 metri di distanza da voi. Arrivare su Marte vuol dire, su questa scala, spostarsi da una distanza minima di 500 metri fino ad arrivare a 2 km. Ecco, questo vi dovrebbe in qualche modo dare un'idea delle proporzioni, della difficoltà di arrivare tanto lontano con delle persone. Le difficoltà per l'espansione umana sono connaturate a una serie di aspetti. Ovviamente c'è l'aspetto radiativo, nello spazio c'è una radiazione di fondo da cui bisogna proteggersi. Ci sono poi dei flare solari, degli eventi solari imprevedibili che generano dei picchi di radiazione. Si riesce a prevederli, ma con pochissimo margine. Quindi nel momento in cui accadono, poi bisogna attuare rapidamente delle misure protettive per schermare gli astronauti. Ecco, è stato stimato da studi svolti dalla NASA nel 2006 che un viaggio di andata e ritorno per Marte sottoporrebbe una persona a una dose di radiazioni che potrebbe avere, pari quasi a un sievert, questo significa che questa dose potrebbe avere degli effetti sicuramente impattanti per la salute di un uomo. Considerate che con 3 sievert il rischio di mortalità è molto elevato. Quindi quello è sicuramente il primo aspetto che ho tenuto in considerazione. C'è un aspetto di isolamento che è critico. Il fatto di trovarsi in un ambiente chiuso, confinato, limitato per lungo tempo ha sicuramente degli impatti non solo sulla salute, anche sulla produttività. Quando si studia, si progetta una missione per delle persone, non bisogna semplicemente pensare alla semplice sussistenza di chi poi porterà avanti quella missione, ma bisognerà cercare di mettere le persone che condurranno quella missione nelle migliori condizioni per poter anche lavorare e produrre. La distanza dalla Terra è un altro elemento critico. Attualmente la stazione spaziale viene abitualmente rifornita di propellente, di materiale per il sostentamento degli astronauti, di acqua e di ossigeno, e poi le comunicazioni, essendo comunque la distanza relativamente breve con la Terra, sono in tempo reale. Ecco, la distanza via via crescente dalla Terra introduce un elemento critico, perché poi gli astronauti devono essere in grado di provvedere da soli al loro sostentamento. La gravità ormai è risaputa, ha degli impatti importanti sull'organismo, senza di gravità. Quindi degli impatti che possono essere fisicamente evidenti per un astronauta dovuti alla permanenza di assenza di gravità per lungo tempo, che poi si trovino in un... questi astronauti si trovano ad essere esposti in assenza di gravità per tutto il tempo necessario per arrivare su Marte, si troverebbero poi nuovamente esposti a gravità, alla gravità marziana, che è una parte, una frazione di quella terrestre, con i conseguenti effetti su,
sull'apparato muscolare, sull'apparato scheletrico, anche sul sistema endocrino. Quindi sono una serie di aspetti che andrebbero, per cui andrà prevista un necessario set di contromisure. E infine poi anche l'ambiente, lo stesso interno del veicolo che dovrebbe portare astronauti su Marte potrebbe diventare un ambiente critico se non fossero adottate tutte le opportune contromisure necessarie a evitare la proliferazione di batteri o comunque di microrganismi che non fossero utili al sostentamento delle persone. Quindi la Luna, perché la Luna come passaggio intermedio? La Luna perché è un banco di prova necessario. Prima di andare così lontano è opportuno avere un sistema in cui testare, verificare e capire anche quali sono le tecnologie ancora necessarie per arrivare lontano. Sostanzialmente con le tecnologie attuali la Luna è raggiungibile in 3 giorni, mentre Marte lo sarebbe in 6 mesi. Quindi la Luna rappresenta il contesto ideale per andare a effettuare tutta una serie di prove, sia necessarie a testare il comportamento umano per una presenza di lungo termine, sia per testare e per verificare quali sono le tecnologie che ancora vanno realizzate, che ancora vanno sviluppate per andare a testare. In particolare è importante ricordare che la Luna, in qualche modo, la superficie della Luna ha avuto un ruolo diverso negli anni in termini di attenzione verso l'esplorazione. Ecco, fino al 2017 si parlava di gateway, del quale parleremo tra poco. In particolare si parlava di Deep Space Gateway, letteralmente in italiano porta per lo spazio profondo. Il Deep Space Gateway doveva essere un oggetto orbitante intorno alla Luna che poi sarebbe dovuto servire a portare gli astronauti ancora più lontano, verso un asteroide e magari verso Marte. Ma non c'era menzione, non c'era attenzione alla superficie della Luna. Nel 2017 le cose sono cambiate. Con Trump è nata un'attenzione diversa alla superficie della Luna. Ci fu una Space Policy Directive del dicembre del 2017 e un successivo intervento del marzo dell'anno scorso, nel 2019, in cui è stato sancito senza tentennamenti l'opportunità e l'intento americano di tornare sulla Luna e di farlo entro il 2024. Non solo l'Europa, non solo gli Stati Uniti, c'è un'attenzione crescente globale alla superficie della Luna, anche altre potenze importanti stanno puntando a riportare, a portare l'uomo sulla superficie. Come arrivarci? Qui entra in gioco il gateway, che è un po' il cuore di questa presentazione. Abbiamo detto che gli Stati Uniti hanno l'obiettivo, gli americani hanno l'obiettivo di tornare sulla superficie della Luna entro il 2024. Ci sarà poi una seconda fase, una fase cosiddetta di sostenibilità, che dovrà in qualche modo evidenziare la possibilità per l'uomo di riuscire a mantenere una presenza sostenibile umana sulla Luna. Quindi con la costruzione di strutture sulla superficie, con la possibilità di utilizzare le risorse locali per produrre tipicamente acqua e ossigeno per il sostentamento degli astronauti, ma l'acqua è anche un ottimo fluido di raffreddamento, quindi sarà utilizzata anche per dispositivi speciali come sistema per estrarre calore. Ma l'acqua può essere scomposta anche in idrogeno, e l'idrogeno è un elemento, è un propellente chiave per veicoli spaziali. Quindi l'acqua sulla Luna, la cui scoperta risale al 2009, nello stato solido, quindi ai poli della Luna si ritiene sia presente acqua allo stato solido, l'acqua diventa una risorsa importante. Quindi, dicevamo, dobbiamo arrivare in questa prima fase, dobbiamo arrivare a portare un astronauta sulla superficie della Luna entro il 2024, il Gateway diventerà lo strumento per farlo. Ai tempi delle missioni Apollo, gli americani avevano 4 possibili approcci diversi da valutare per arrivare sulla Luna. L'approccio con rendezvous in orbita terrestre, quindi la possibilità con più lanci di assemblare un veicolo in orbita terrestre e poi da lì spostarsi sulla Luna. La possibilità di utilizzare un lancio diretto, quindi da Terra a superficie della Luna. La possibilità di utilizzare un rendezvous su orbita lunare, quindi portare dei dispositivi sull'orbita lunare, magari anche il veicolo per rientro sulla superficie lunare, quindi un veicolo di rientro che fosse basato sulla Luna e poi un successivo lancio per portare gli astronauti, oppure il sistema che fu poi utilizzato con un rendezvous in orbita lunare, quindi non sulla superficie. Per cui fu lanciato, Saturn V lanciò un sistema composto di Lunar Orbiter e Lunar Module, il famoso LEM, entrambi in orbita lunare. Poi era previsto, e così successe, che LEM dalla parte orbitante si staccasse e arrivasse su
sulla Luna e poi ritornasse su in orbita per riagganciarsi all'orbiter. Più o meno l'approccio sarà lo stesso, anche se adesso si sta cominciando a pensare anche all'opzione alternativa di muoversi direttamente dalla Terra alla Luna, perlomeno per arrivare al 2024. Ma sostanzialmente l'idea di fondo è di utilizzare il Gateway come elemento orbitante intorno alla Luna per poi da lì spostarsi sulla superficie. Quello che vedete nella fotografia è il Gateway nella sua configurazione base, cioè il Gateway nella configurazione che servirà per arrivare sulla superficie della Luna. In basso a destra l'Orion Multipurpose Crew Vehicle è il mezzo che porterà gli astronauti, lo vedremo poco più avanti, sul Gateway. Il Gateway in questa sua configurazione base è composto semplicemente da un sistema di power elettrico propulsion, la parte che servirà al Gateway di avere una sua capacità di mobilità, una parte minima, una possibilità abitativa minima per gli astronauti, un modulo logistico e poi la parte, il landing system che dovrà servire per arrivare sulla superficie della Luna. C'è già molta Italia a bordo di questa configurazione semplice, lo vedremo poco più avanti, il modulo di servizio, cioè la parte che fornirà ossigeno, potenza elettrica, controllo termico, controllo di assetto e una possibilità di manovrabilità all'Orion è in buona parte realizzata in Italia. L'Italia sta concorrendo a una gara americana per realizzare parte di questo Human Landing System e c'è anche possibilità per l'Italia di essere partecipa alla realizzazione di questo Habitation and Logistic Outpost, che costituirà proprio la parte essenziale, il core del Gateway. Nella sua versione più completa, il Gateway è quello che vedete in questo diagramma. Qui addirittura il ruolo dell'Italia è ancora più forte. Allora, diciamo che oggetti così complessi, gioco forza, hanno bisogno di una cooperazione internazionale. Nessuno Stato da solo avrebbe la potenza economica di poter realizzare e poter gestire un oggetto di questa portata in maniera del tutto autonoma. Ed è per questo che qui vedete stemmi di diverse agenzie. Gateway è un oggetto che sarà realizzato in buona misura dalla NASA, ma che avrà della fortissima contribuzione ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, previsto anche un airlock, cioè quella parte che serve per gli astronauti come camera di decompressione per uscire all'esterno e per rientrare, che sarà fornito dai russi, un braccio robotico che sarà fornito dai canadesi, ma soprattutto una serie di moduli che sono forniti dall'ESA. Questo International Habitation Module, che è un modulo che avrà la funzione principale di costituire una sorta di ambiente abitativo, quindi l'ambiente in cui gli astronauti potranno dormire e potranno avere il loro spazio, e questo sarà fornito dall'Europa. Non solo sarà fornito dall'Europa, ma sarà un modulo realizzato sotto la guida italiana. Quindi l'Italia in questo momento è il paese che in maniera più importante a livello europeo parteciperà alla realizzazione e guiderà il set delle industrie che poi costruiranno questo modulo abitativo. Altre funzioni del modulo abitativo prevedono la possibilità per altri veicoli esterni di attaccarsi. Vedete, per centro c'è proprio un edge, una porta per veicoli commerciali o istituzionali per potersi attaccare, nonché avrà possibilità per alloggiare a bordo esperimenti e avrà tutta una serie di agganci, perché il Gateway, a differenza della stazione spaziale internazionale, sarà abitato per pochi mesi all'anno, per un periodo che va dai 30 ai 90 giorni l'anno. E quindi nel periodo in cui non sarà abitato, le attività di sostentamento saranno svolte a livello robotico. Quindi all'interno di questo Habitation Module ci sono una serie di agganci per dispositivi robotici all'interno per potersi muovere. Ma poi l'Italia parteciperà anche alla realizzazione di quello che vedete come Esprit, che è l'altro, più che un modulo, è un set di funzioni sparse tra diversi moduli all'interno del Gateway, che sostanzialmente forniscono al Gateway un incremento della possibilità di trasmettere dati e voce a terra, quindi un ampliamento delle capacità di comunicazione del Gateway, un sistema di refueling che serve appunto ad immagazzinare il combustibile che viene portato a terra con voli logistici, e anche una parte abitativa. Qua non è chiarissimo dall'immagine, ma ci sarà anche un ulteriore spazio abitativo per astronauti che sarà realizzato in Italia e che sarà parte di questo esperimento. Dove sarà il Gateway? Si parla comunemente di orbita cislunare. Cislunare vuol dire in latino al di qua della Luna. Di fatto è un'orbita che sta intorno alla Luna e che coinvolge anche la bassa orbita terrestre, l'orbita geostazionaria e quant'altro. Ci sono una serie di orbite possibili, quella che vedete in alto a sinistra qui, la Low Lunar Orbit, è quella che fu utilizzata durante le missioni Apollo.
un'orbita di un centinaio di chilometri di distanza intorno alla Luna, che è molto rapida, un oggetto impiegherebbe un paio d'ore per fare un giro completo. Un'orbita distant retrograde orbit molto più distante, molto più larga come distanza dalla Luna, e poi una halo orbit, che è quella che sarà utilizzata per il Gateway. Quindi il Gateway in sostanza viaggerà in questa orbita che vedete qui a destra, nell'immagine di sinistra, che però non è in scala, che in sostanza impiegherà 7 giorni per fare un giro completo. In questi 7 giorni la parte più distante, che sarà di circa un massimo di quasi 70.000 chilometri, sarà rivolta al polo sudlunare, perché si ipotizza di far arrivare gli astronauti sul polo sudlunare, che è quello ritenuto più interessante proprio per la presenza di acqua allo stato solido all'interno dei crateri. Pensate, con temperature, si pensa che l'acqua sia conservata in queste zone, che hanno temperature di circa 250 gradi centigradi al di sotto dello zero. Ecco, il fatto che l'orbita impieghi la maggior parte del tempo rivolta dalla parte del polo sud permetterà agli astronauti sul Gateway e a quelli sulla Luna di avere una finestra di comunicazione molto ampia. Quindi la maggior parte dell'orbita sarà organizzata in maniera tale da garantire il massimo tempo disponibile per le comunicazioni tra astronauti sul Gateway e astronauti sulla Luna. Non solo, ma questa in qualche modo è stata valutata come l'orbita energeticamente più efficiente per la gestione. Perché il Gateway non sarà realizzato con un solo lancio, serviranno 5-6 lanci per costruirlo, per assemblarlo in orbita, a fronte dei 34 che saranno serviti per realizzare la stazione spaziale. Ecco, ogni oggetto che sarà lanciato dalla Terra dovrà poi essere frenato per essere catturato all'interno dell'orbita lunare. E questo genere di orbita è quella che in qualche modo minimizza l'energia necessaria per questo genere di cattura. Come arrivarci? Si arriverà con l'Orion, o meglio, ci sono due veicoli che potranno trasportare astronauti fino sul Gateway. Uno è l'Orion, quello che vedete in questo diagramma, un veicolo americano progettato per 4 persone in grado di sostenerle, di sostenere una missione con 4 persone per 21 giorni. L'altro è un modulo russo, l'Orel, della Roscosmos. Quello che vedete in basso a destra dell'immagine è un mock-up, cioè un apparato realizzato senza però tutte le funzionalità di bordo, soltanto per addestramento dei cosmonauti. Nell'Orion americano la parte di modulo di servizio, quindi dicevamo quello che fornisce alimentazione elettrica, ossigeno, acqua, comunicazione e assetto, e controllo termico per gli astronauti, è realizzato in Europa, e anche qui l'Italia gioca un ruolo primario perché è coinvolta in prima linea con importanti aziende nazionali sulla guida, questa volta tedesca, della realizzazione industriale del progetto. Come arriverà la capsula Orion sul Gateway? Arriverà per mezzo di questo nuovo lanciatore americano, l'SLS, che è il lanciatore americano più potente di sempre, un 15% più potente del famoso Saturno 5 che fu realizzato per portare gli astronauti sulla Luna ai tempi delle missioni Apollo. Avrà due booster, quelli bianchi laterali che vedete nelle fotografie, che sono derivati dal sistema Shuttle, però sono più potenti. Pensate, uno solo di questi brucia 6 tonnellate di propellente solido al secondo. Non saranno recuperabili, non saranno recuperabili perché si è cercato di minimizzare, cioè di massimizzare l'efficienza di questo mezzo, quindi utilizzare tutto lo spazio disponibile a bordo per la propulsione, per l'illaggio, quindi eliminando paracaduti e quant'altra massa non necessaria per il recupero, per devolvere tutte le risorse possibili alla fase di lancio. Più il booster centrale principale, che contiene un grande serbatoio di ossigeno, un serbatoio ancora più grande di idrogeno, per la propulsione. E in questo spaccato avete un'idea della quantità delle proporzioni, ecco, del mezzo rispetto al carico utile che trasporta. Il carico utile è l'Orion, quindi la capsula con astronauti, che vedete qui in alto a destra nella fotografia. Quando ci arriveranno? Quando saranno portati gli astronauti sulla Luna? Il primo volo con a bordo astronauti che saranno diretti e attraccherà sul Gateway è la terza missione Artemis della NASA. La
prima Fair Swell è previsto che accada tra poco meno di un anno, all'inizio dell'anno prossimo. Sarà una missione, come si dice, al manned, cioè nel senso la persona a bordo, cioè senza astronauti, perché sarà il primo lancio di questo SLS. Però anche lì ci sarà dell'Italia a bordo, perché oltre al service module di Orion, realizzato, lo ricordiamo, in buona parte in Italia, questa missione trasporterà in orbita lunare 13 CubeSat, 13 satelliti. Di questi, 3 sono non americani, e uno di questi 3 è un CubeSat tutto italiano, realizzato in Italia da un'azienda nel nord del nostro paese. Il secondo volo di Artemis accadrà alla fine del 2022. Questa volta ci saranno astronauti a bordo, ma non arriveranno sulla superficie della Luna. La missione avrà una durata di una decina di giorni, farà un flyby, cioè un giro intorno alla Luna, e poi tornerà. Fino a quando, nel 2024, avrà il terzo lancio di Artemis, questa volta con la possibilità di, per gli astronauti, con la previsione per gli astronauti di attraccarsi a Gateway, che nel frattempo sarà stato assemblato nella sua configurazione base in orbita cislunare, e poi da lì ci sarà questo atterraggio sulla superficie della Luna. E sono pronto a gestire le vostre domande, che spero arrivino numerose. Allora, Gabriele, mi senti? Forte e chiaro. Allora, intanto complimenti, veramente molto interessante. Adesso, quando arriveranno le domande, cominceremo a farne. Io ne ho però almeno un paio, diciamo, iniziali che ti vorrei rivolgere. Ti devo anche chiedere però di rimanere abbastanza legato al microfono del computer, che ogni tanto quando ti giri per appunto raccontare con pathos quanto ci hai appena detto, in effetti perdiamo qualche livello, diciamo, di audio. Allora, intanto tu, come dire, queste date tu ce li riproponi come delle date ancora mantenute, nel senso c'è uno sforzo concreto a rimanere sul 24 per l'uomo sulla Luna, anche ammesso dovesse andare, diciamo, con una missione dedicata invece che nel contesto generale della stazione orbitante? A questo livello di informazione, di stadio delle cose, sì, lo sforzo è ancora perseguito di restare entro la deadline proposta, richiesta dal presidente americano, di arrivare nel 2024. Quindi diciamo che attualmente c'è un tentativo sicuramente non facile, perché i termini sono molto sfidanti e molto complessi. Però c'è un tentativo di restare nella scheda. A fine marzo si è parlato, cioè la NASA ha valutato, ha immesso nel sistema la possibilità di considerare un volo diretto sulla Luna. Attualmente la questione è in valutazione, ma questo comunque non impatta la scheduled del Gateway, che in ogni caso si mantiene in maniera abbastanza rigida. Per due motivi. Primo, perché non si è ancora deciso se si arriverà in termini diretti o se si arriverà tramite il Gateway. E quindi sicuramente la pianificazione del Gateway mantiene tutta l'attenzione del caso. Secondo, perché in ogni caso il Gateway è necessario per la seconda fase, la fase di sostenibilità, e senza quello ovviamente una fase di presenza costante dell'uomo sulla Luna non sarebbe gestibile. Per cui in ogni caso si va avanti con la schedule prevista, e allo stato attuale della situazione, nonostante ovviamente il contesto attuale che tutti ben conosciamo, si cerca di mantenere lo stato delle cose. Le industrie americane stanno lavorando con tutte le cautele del caso, ma stanno lavorando per mantenere la schedule. Lo stanno facendo anche le nostre, perché poi sono coinvolte in prima linea anche le nostre industrie. Come sapete, lo spazio è considerato un settore strategico per il paese, e quindi le industrie aerospaziali sono in qualche modo non direttamente coinvolte dal decreto, che comunque in questo momento sta bloccando molte attività. Bene, Gabriele, intanto fatemi ringraziare tutta la missione diplomatica statunitense con cui collaboriamo in questa iniziativa, comprese quindi le sedi di Milano, Napoli, insomma le varie sedi che hanno in giro per l'Italia e che anche loro ci stanno seguendo. Allora, andiamo alle domande. Ci domanda Ovidio Scarpulla se, dati i grossi problemi fisiologici nei lunghi viaggi interplanetari, come mai non si studiano seriamente tecnologie per creare gravità artificiale? Ovviamente è un problema anche tecnologico, ma insomma, perché? In realtà le tecnologie per creare attività artificiale sono abbastanza semplici, nel senso basterebbe, l'esempio classico che mi verrebbe, intanto grazie per la domanda, perché non è
non è banale, anzi è una domanda interessante. Diciamo che questo genere di tecnologie, l'esempio più semplice viene dal famoso film di Stanley Kubrick, 2001 Odissea nello spazio. Qui si vedeva questa stazione spaziale orbitante che ruotava. Ecco, GESTEM, ma poi insomma, ce ne sono anche diversi di film di fantascienza in cui si vedono situazioni simili. GESTEM, un livello di rotazione opportunamente studiato tramite accelerazione centrifuga, fuga, si riesce a realizzare nella parte esterna dell'apparato rotante lo stesso o perlomeno il livello di gravità che si vuole. Quindi diciamo che da un punto di vista tecnico sarebbe abbastanza semplice ricreare un sistema di gravità artificiale in un oggetto che orbita nello spazio. Sulla Stazione Spaziale Internazionale questo non si fa per un semplice motivo. Abbiamo realizzato la Stazione Spaziale Internazionale per studiare l'assenza di gravità. Quindi creare un dispositivo di gravità artificiale in un oggetto realizzato per non avere l'assenza di gravità è abbastanza in questo momento non necessario. È diverso il contesto che Ovidio giustamente cita in ballo, è un discorso di viaggio per Marte. Quello è sicuramente un aspetto che si valuterà, sicuramente si valuterà l'opportunità di realizzare gravità artificiale nel caso in cui questa fosse l'unico sistema per prevenire gli effetti chiave che poi sono generati dall'assenza di gravità. Si stanno studiando tante cose, ci sono anche dei team italiani molto quotati anche a livello internazionale che addirittura stanno studiando una sorta di torpore indotto nell'organismo per minimizzare l'entità di risorse utilizzate dal corpo umano durante la fase di viaggio. Ecco, per 6 mesi di viaggio, se si riuscisse a ridurre al massimo la quantità di risorse, poi si riuscirebbe anche ad avere tutta una serie di benefici in termini di risorse necessarie per lo stesso viaggio. Insomma, ci sono diversi studi che stanno affrontando questo. Ecco, in questo caso hai appena risposto a Federico Badoni che chiedeva se la criogenia degli astronauti sia ancora fantascienza o potrebbe essere sviluppata. Ci ha parlato di questa ipotesi di torpore. Sì, sì, diciamo che non proprio una criogenia, ma diciamo che si sta. Grazie anche per questa interessante domanda. Si sta arrivando. Allora, alcuni animali vanno in letargo, per cui si sta cercando di capire in che modo è possibile indurre una condizione simile anche nell'essere umano. La criogenia è già un discorso diverso, però diciamo che si sta cercando la via che in questo momento sembra più promettente, appunto quella del torpore, cioè una condizione che permetta all'essere umano di stare in uno stato di stasi, non vorrei chiamarla quiescenza, non so se il termine è appropriato, però una condizione in cui l'organismo sia in grado di consumare il minimo livello possibile di risorse. A livello standard noi abbiamo bisogno di una trentina di chilogrammi di sostanze al giorno per sopravvivere e tra queste includo ovviamente sono incluse aria, acqua e alimenti per sopravvivere. Quindi riuscire, ovviamente non è pensabile caricare un'astronave fino a Marte con questa quantità in termini di chilogrammi di materia per i membri dell'equipaggio per i giorni necessari per andare a tornare. Quindi è necessario ovviamente studiare sistemi di biorigenerazione, quindi sistemi chiusi in cui si riesca a massimizzare il riutilizzo di aria, acqua e anche autoprodurre alimenti per sopravvivere, ma poi anche si sta cercando di affrontare il problema dall'altra parte, quindi cercando di ridurre la quantità di sostanze necessarie per l'uomo per poter sopravvivere. Bene, allora intanto io ti volevo fare una piccola. È vero che insomma, la gravità artificiale si può creare tecnologicamente, ma insomma le dimensioni dovrebbero essere piuttosto notevoli per avere una gravità simile, oppure dovrebbe avere come dire, una rotazione di accelerazione troppo grave. Insomma, c'è una componente sì, non banale, insomma. Anche, certo, no? No, ma diciamo che la domanda è ben posta, nel senso che quello è un elemento importante. Attualmente questo problema è anche presente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, quindi è vero che magari lì non viene introdotta gravità artificiale perché ci serve assenza di gravità, però è anche vero che il problema in qualche modo va gestito. E quindi gli astronauti sono tenuti per obbligo nel loro piano quotidiano di azione sono previste ben 2 ore di attività fisica. Quindi come elemento più semplice per contrastare gli effetti sul sistema muscolo-scheletrico dell'assenza di gravità, gli astronauti per 2 ore al giorno devono fare attività fisica, attività sportiva.
insomma, quindi hanno apparati, poi, insomma, sarebbero, potreste considerarli come apparati, i semplici apparati che vengono utilizzati in palestra per fare movimento delle gambe, movimento, attività aerobica dell'organismo, quindi per poter correre. Poi è chiaro che tutti questi apparati sono adattati all'assenza di gravità, quindi sistemi, il tapis roulant per correre prevede delle cinghie che tengano l'astronauta fermo al suo posto per evitare che al primo passo di corsa voli via per forza quella contraria per assenza di gravità. C'è una ciclette che permette all'astronauta di fare attività fisica come se fosse fisica, una tutto per mantenersi. Gabriele, ti devo chiedere, perché le domande sono tante e perfetto, quindi dobbiamo essere un po' più sintetici. È ovvio che è molto interessante, probabilmente torneremo in altre occasioni come facciamo spesso. Tu lo sai bene che sei spesso anche nostro ospite come Asi TV, e ti giro la domanda di Piero Messidoro. Ciao Gabriele, quali tecnologie per Marte non potranno essere testate sulla Luna e come si intende procedere per comunque svilupparle e verificarle? Ciao Piero, grazie di questa domanda. Diciamo che stiamo andando sulla Luna proprio per capire quello che serve su Marte. Ci sono dei technology gap, cioè dei vuoti tecnologici che vanno colmati. Il riferimento per questo è un bellissimo lavoro svolto dall'ISG, questo forum internazionale di coordinamento interagenzia, che ha definito tutte le tecnologie necessarie per andare su Marte. Quindi la cosa più semplice in questo caso da fare è banalmente fare un check su questo sito, che è liberamente accessibile da chiunque. Lo ricordo, si chiama ISG, cioè International Space Exploration Working Group. E questo gruppo ha raccolto tutte le tecnologie chiave sviluppate dalle agenzie partecipanti a questo gruppo, sono 20 le agenzie partecipanti, quindi diciamo che c'è una partecipazione molto, molto estesa e crescente. Ovviamente ESA, NASA, Roscosmos, ASI sono all'interno di questo gruppo dal momento in cui fu creato, e lì sono definiti tutti i gap, cioè tutto ciò che ci manca per andare su Marte. Speriamo di riuscire a testarle tutte sulla Luna e speriamo comunque che la missione lunare ci aiuti a identificare tutto ciò che ci manca per andare. Voglio ricordare che giovedì prossimo con Eleonora Ammannito cercheremo di capire anche che cosa ci manca di sapere di Marte. Vorrei ringraziare per l'occasione Tiziana Candiloro che ha organizzato, diciamo, questi incontri e ci ha coinvolti. Lei è la coordinatrice dei programmi culturali della missione diplomatica statunitense. Allora, Dorina Germeister ti chiede se la nazionalità degli astronauti che andranno nel 2024 sulla Luna è già definita. Saranno sicuramente statunitensi? Ciao Dorin, grazie per la domanda. Sono sicuramente statunitensi perché il programma guida americano, però questo programma, come la stazione spaziale, come altri programmi, è un programma che si basa sulla cooperazione internazionale. Siccome l'ESA è il primo contributore a fianco della NASA per questo progetto, l'ESA ha negoziato di avere in cambio della propria contribuzione al programma alcune possibilità, alcune risorse, sostanzialmente la possibilità di utilizzare il Gateway. Tra queste, ovviamente l'argomento è ancora in fase di discussione, non è ancora sancito, ma diciamo che c'è una sostanziale richiesta, in qualche modo, che ha ricevuto un riscontro informalmente positivo da NASA, è di avere un certo numero di voli astronauti europei sul Gateway. Di questi tre voli astronauti sul Gateway saranno probabilmente prevedibili nei primi 10 anni di vita di questo. Ci toccherà fare un nuovo accordo come per i moduli logistici per avere delle opportunità per i nostri e continuare ad avere quelle opportunità. Ma andiamo veloce. Vincenzo Maria Vitale, data la temperatura fino a meno 250 gradi Celsius sul polo sud della Luna, ovviamente quella interna immagino, come si pensa di gestire il mantenimento della temperatura corporea degli astronauti? Sarà comunque una sfida anche quella. Ottima, interessante domanda. Per affrontare la sfida della discesa sulla Luna, la NASA ha emesso l'anno scorso una serie di gare per studiare una serie di elementi che ritiene critici per andare sulla Luna. Tra questi, per esempio, lo Human Lander per tornare sulla Luna, piuttosto che sistemi di lancio di logistica, quindi di resupply commerciali per il Gateway. Ma una di queste è proprio per nuove tute, si chiamano Surface Suit, cioè tute per la superficie della Luna. Quindi è in corso una gara lato americano perché
siano definite queste nuove tute per la discesa sulla Luna. Diciamo che tute spaziali che proteggono gli astronauti da sbalzi termici di 200 gradi, più o meno 100 gradi sopra lo zero gradi centigradi, esistono già, sono quelle attualmente utilizzate dagli astronauti europei e americani e dai cosmonauti russi sulla stazione spaziale americana, sulla stazione spaziale internazionale. Queste tute però sono molto grosse e diciamo che limitano la mobilità dell'astronauta. Quindi le nuove tute dovranno sicuramente garantire la protezione del soggetto a temperature così basse, ma anche dargli una possibilità di muoversi decisamente maggiore rispetto alle tute attuali. Allora, Filippo Trappero ci chiede: quali sono gli step da seguire per la costruzione del gateway a partire dalla Terra, come vengono inviati i vari componenti nell'orbita stabilita e alla fine come avviene il loro assemblaggio? Seguirà un po' le norme della Stazione Spaziale Internazionale? Sì, grazie Filippo anche per questa domanda. Il primo modulo a essere lanciato avrebbe dovuto essere nei programmi della NASA il Power and Propulsion Element. In realtà adesso la NASA ha già pensato di lanciare col primo lancio i primi due moduli, quindi Power and Propulsion Element e l'ALO, che è l'Habitation Logistic Outpost, che è il primo elemento in cui gli astronauti saranno alloggiati. Questo lancio dovrebbe avvenire nel 2023. Nel 2024 avverrà il lancio del modulo logistico e anche dello Human Lunar Lander, cioè del lander che dovrà portare gli astronauti sulla Luna. Tutti questi lanci, nella previsione originale della NASA, dovevano in qualche modo coinvolgere l'SLS e l'Orion, di fatto avverranno con lanciatori commerciali, cioè con il Falcon 9 della SpaceX, molto, molto probabilmente. E quindi comunque saranno lanci che non coinvolgeranno l'SLS, ma prevedranno la realizzazione, l'assemblaggio in orbita, sì, sarà assemblato in orbita questo oggetto, prima dell'arrivo degli astronauti. Dopodiché, nella seconda fase, quella che dovrà sostenere la presenza di lungo termine di astronauti della Luna, il gateway continuerà a essere assemblato, quindi dovranno essere lanciati l'International Habitation Module, poi che altro manca, abbiamo detto, il logistico, l'US Habitation Module probabilmente non sarà lanciato, quindi questo darà un rilievo ancora maggiore all'Europa, perché l'unico modulo abitativo sostanzialmente sarà quello europeo, e poi probabilmente sarà lanciato anche il Crew Airlock russo. Il tutto dovrebbe concludersi e poi l'Esprit, che sono diciamo i sottosistemi aggiuntivi europei che si agganceranno alla sottosistema. Il tutto dovrebbe realizzare il completo assemblaggio del gateway con 5 lanci entro il 2027-2028. Allora, andiamo avanti. C'è una, come dire, a cui puoi dare Alessio Iagnello, a cui puoi dare, diciamo, qualche consiglio. Quali sono le opportunità di lavoro presso l'Agenzia Spaziale Italiana, ma io penso più in generale nel settore, per un neo laureato in ingegneria aerospaziale? Beh, le opportunità sono veramente molte, perché il mondo sta molto evolvendo su questo fronte. L'ASI assume tramite concorso pubblico, perché è un ente pubblico, lo stesso fa la NASA, ma quello a cui stiamo assistendo è un moltiplicarsi delle aziende italiane e non che lavorano in ambito spaziale, perché di fatto sta nascendo e si sta anche aiutando a far crescere, si sta sviluppando un'economia spaziale importante. Gli americani prima di tutto ci hanno insegnato che le attività spaziali non sono più soltanto appannaggio degli enti pubblici, non è più soltanto la NASA che realizza lanciatori o oggetti spaziali, ma sono dei privati, sono delle aziende che investono, abbiamo esempi da tutte le parti, soprattutto negli Stati Uniti, abbiamo aziende che investono per realizzare servizi di lancio, servizi spaziali. E questo è anche un po' l'effetto del fatto che la nostra, diciamo, le attività spaziali ricadono nel nostro quotidiano. Abbiamo cellulari che si connettono al GPS, abbiamo sistemi che in qualche modo utilizziamo a terra ma che derivano dalla ricerca spaziale. Quindi abbiamo tutta una serie di attività che sono fortemente permeate dalla ricerca in ambito spaziale. Abbiamo molte aziende che nascono e crescono grazie alle attività spaziali. Per cui direi che ci sono tantissime attività anche nel privato. Un'ultima cosa e poi cedo il passo alla prossima domanda, è quello che si fa, cioè il fatto che si spinga molto nell'esplorazione dello spazio anche per stimolare le nuove generazioni. Abbiamo bisogno di menti sveglie, fresche e intelligenti che in qualche modo possano essere gli esploratori del domani. Allora, andiamo a Luciano Pollice,
che chiede come possono influire le recenti dichiarazioni di Trump, del Presidente degli Stati Uniti, sulle proprietà, tra virgolette, c'è stata una sua dichiarazione in merito, delle risorse lunare sui programmi appena descritto. Cioè, questa parte, diciamo, istituzionale, normativa, che probabilmente tutte le nazioni, a livello anche dell'Unione Europea, dovranno affrontare su quello che è lo sfruttamento possibile dei corpi celesti, influirà in qualche modo nella realizzazione della Lunar Gateway? Ottima domanda, è sicuramente un problema sentito. Lo sfruttamento della Luna, come lo sfruttamento di qualunque corpo celeste, è regolato da un trattato internazionale del, mi sembra, del 67 o del 69, comunque abbastanza antico, e sostanzialmente è simile allo sfruttamento delle risorse della res communisomnia, cioè delle risorse in mare aperto. Quindi sicuramente questo aspetto andrà gestito e normato, anche perché, essendo un trattato internazionale, poi ci sarà il problema di come sincerarsi che venga rispettato. Gateway e superficie della Luna sono due fronti un po' diversi, anche se fortemente interconnessi, quindi Gateway di per sé non presuppone lo sfruttamento delle superfici, delle risorse di superficie lunare, quindi non penso che il Gateway direttamente possa essere impattato da questo, però lo sarà sicuramente la gestione delle risorse lunare, soprattutto per la fase di sostenibilità, cioè per la fase di stabilimento di realizzazione sulla Luna di avamposti umani che poi in qualche modo possano utilizzare le risorse trovate in loco, quindi regolite lunare e acqua allo stato solido, per poi realizzare sia propellente per andare più lontano. Questo è importante perché sulla Luna la gravità è un sesto di quella terrestre, quindi è molto più semplice e meno costoso staccarsi dalla Luna per andare verso Marte piuttosto che partire da là. Sicuramente questo aspettando la gestione normale. Allora, Fabiana Milza ci chiede come mai la strategia italiana è così influenzata dal cambio della presidenza americana. Fino allo IAC 2016 si parlava solo di Marte, poi Trump dice Luna e noi ci gettiamo a capofitto sulla Luna. Lasciami dire come premessa che in realtà il dibattito Luna o Marte risale, diciamo, agli inizi degli anni 2000. Anche George Bush Junior aveva quell'ipotesi, il dibattito è molto forte, alla fine sarà più la comunità internazionale scientifica a definire questa, diciamo, mediazione tra le due parti. Sì, sì, la domanda è interessante, tuttavia non abbiamo cambiato strategia. Cioè, il nostro obiettivo, l'abbiamo detto forte come paese principale, paese sostenitore dell'ESA, siamo il secondo dopo la Germania per la parte di exploration, l'abbiamo detto nel 2016 quando ancora Trump non c'era e lo continuiamo a dire. L'Italia ha sempre chiesto, cercato e alla fine ottenuto un ruolo di guida sul Gateway. Il Gateway esiste da 10 anni come concetto, se parla da 10 anni, prima si chiamava Deep Space Gateway, poi l'OPG, Lunar Orbital Platform, solo Gateway, però in sostanza diciamo è quell'oggetto, quella stazione spaziale da realizzare nello spazio cislunare. Quello che è cambiato con l'avvento di Trump è l'attenzione degli americani alla superficie della Luna, ma prima anche dell'amministrazione Obama il Gateway era un must, un passaggio gioco forza necessario per l'esplorazione di Marte, e lì noi abbiamo sempre cercato un ruolo di primo piano, come di fatto lo stiamo avendo adesso. In quello stiamo in qualche modo coerenti con quello che abbiamo sempre sostenuto. L'Italia ha una tradizione importante in termini di realizzazione di moduli pressurizzati per stazione spaziale. Fisicamente metà dello spazio pressurizzato della stazione spaziale è stato realizzato in Italia, a Torino, e quindi vogliamo mantenere questo heritage che ci permette anche permettere alla nostra industria di essere contattata direttamente dalle industrie americane senza l'intervento di enti pubblici, quindi senza l'intervento dell'ASA, del governo, ma semplicemente perché la nostra industria ha saputo ritagliarsi un nome e un ruolo a livello internazionale. Bene, andiamo ad Anselmo Bettio. In che modulo il modulo ESPRI aumenta le capacità di trasmettere dati a terra e quali sono le sfide più importanti per quanto riguarda le telecomunicazioni da terra fino al Gateway? Buona domanda. Dunque, l'ESPRI prevede una parte, qui non è un argomento in cui sono ferrato, posso però dire che ovviamente le comunicazioni base del Gateway saranno gestite dalla NASA, ma l'ESPRI andrà a aumentare la banda di comunicazione disponibile, la banda dati sostanzialmente. Allora, quello, ci sono tante cose di diverso ovviamente rispetto ai tempi delle missioni Apollo, ma una cosa importante è che adesso noi siamo in grado di ampliare, possiamo contare su una banda di comunicazione molto più ampia, molto più estesa rispetto a quella delle missioni Apollo.
E quindi, diciamo, in questo senso il fatto che Sprint fornisca ulteriore bandwidth, quindi larghezza di banda alle comunicazioni Terra-Luna, è sicuramente un asset importante. Questo perché ovviamente le comunicazioni dovranno avvenire tra Terra e Gateway e poi tra Gateway e la superficie della Luna. Bene, sono le 15:51, ci sono ancora parecchie domande, siamo andati in ordine di chi è arrivato prima. Andiamo rapidamente, Marco Rossi. Le funzioni della Stazione Spaziale Internazionale e quelle del Lunar Gateway sono previste di staccoppiate nel futuro? Sì e no, nel senso che, grazie Marco, sì e no, nel senso che la stazione dovrà continuare a funzionare perché la stazione sta continuando a fornire elementi importantissimi in termini di risultati per la ricerca scientifica e tecnologica a bordo. La Stazione Spaziale Internazionale è un laboratorio in sostanza in cui qualunque fenomeno chimico, fisico viene studiato senza il termine che viene moltiplicato per G, per la gravità, quindi moltissimi fenomeni vengono semplificati, serve per capire come si comporta l'organismo umano in assenza di gravità, sarà utilizzato anche per simulare una missione marziana, cioè un progetto allo studio, tra l'altro con un imprinting italiano, è quello di isolare un settore della stazione spaziale e utilizzare questo settore introducendo tutta una serie di handicap che mancano, quindi un ritardo delle telecomunicazioni o una impossibilità ipotizzata di avere approvvigionamenti da terra e quant'altro. Ma la stazione va assolutamente mantenuta perché ci fornisce un test bed, quindi un banco di prova essenziale per tutto ciò che ci serve per andare a esplorare Marte. Soprattutto la NASA non vuole ritrovarsi nelle stesse condizioni in cui si trovò ai tempi dello stop del programma Shuttle, in cui pensò al programma Shuttle nel 2011, però poi di fatto si trovò da quel momento senza un programma di lancio di astronauti, perché di fatto adesso gli unici vettori in grado di portare astronauti ancora oggi sulla stazione spaziale sono le Soyuz. Quindi siccome la Stazione Spaziale Internazionale in questo momento è l'unico veicolo in orbita, è rientrata anche la Tiangong 2, quindi in questo momento è l'unico veicolo in orbita bassa orbita terrestre a fungere da questo ruolo, quindi fungere come laboratorio di ricerca, lo si vuole mantenere in funzione. Allora, Yolanda Riccardi domanda, la colonizzazione di Marte dovrebbe essere la priorità delle agenzie spaziali? Perché diciamo che qui entra in gioco il fatto di perché vogliamo andare su Marte e perché vogliamo andare a esplorare. Non c'è una ragione base di fondo, cioè non è che siamo costretti. La risposta più semplice potrebbe essere quella di George Mallory quando gli chiesero perché volesse andare a scalare l'Everest e lui rispose perché lì. Diciamo che ci sono una serie di ragioni per cui esploriamo. Nessuna da sola è sufficiente, tutte insieme costituiscono un valido set di motivi. Ovviamente andiamo per il progresso scientifico e tecnologico, per colmare tutta una serie di gap culturali, perché perché l'esplorazione presuppone cooperazione internazionale, dallo spazio non si vedono i confini della Terra. Quindi diciamo che la Terra lavora come un unicum, allo stesso tavolo dell'esplorazione si siedono cinesi, americani, russi, certo distanziamento di sorta, con un unico obiettivo comune. E non solo, ma poi ci sono delle sfide globali. Probabilmente ricorderete il Chelyabinsk Meteor del 2013, quel meteorite che scoppiò sopra i cieli russi il 15 febbraio del 2013. Bene, quella per esempio è una sfida globale e va gestita in maniera globale. Allora, Andrea Comerci chiede qual è la permanenza minima sulla superficie marziana? Durante questo tempo l'assenza di gravità terrestre è dannosa per l'organismo umano? Se sì, che contromisure si possono adottare? Tre domande in una. Tre domande in una, ok. Siamo sintetici, sintetici. Marte e Terra, per l'anno marziano dura due volte l'anno terrestre, quindi diciamo, Marte e Terra arrivano a massima vicinanza reciproca ogni due anni. E in questi due anni, considerando sei mesi di andata, sei mesi di ritorno di viaggio, si ipotizza una permanenza minima sulla superficie marziana di un mese. Ovviamente il problema qual è? Che un astronauta si troverebbe sei mesi in assenza di gravità, un mese sottoposto a una gravità di un terzo di quella terrestre e di nuovo sei mesi in assenza di gravità. Quando ritorna sulla Terra non c'è problema, in qualche modo viene sicuramente assistito da troppe mediche e quant'altro al rientro per la riabilitazione. Ma quando arriva su Marte non è così, quindi bisogna prevedere un set di sistemi per contrastare gli effetti tipici della stazione di gravità. Poi, i più evidenti sono quelli che
affliggono il sistema muscoloscheletrico, ma poi ce ne sono tutta una serie di altri, quindi una riduzione dei fluidi dell'organismo e quindi un aumento del rischio di calcoli renali, una maggiore affluenza di sangue alla testa, quindi con maggiori rischi di emicranie. Ci sono una serie di rischi connessi alle sostanze di gravità. Le contromisure al momento sono quelle utilizzate su stazione spaziale, quindi un corretto piano di alimentazione, un minimo di attività sportiva da condurre ogni giorno, e poi sicuramente ci sono tutta una serie di attività di accorgimenti tecnologici necessari, per esempio la schermatura da radiazione. Sì, e immaginavo comunque la stazione, il massimo di durata è un anno, su Marte ce ne sono tre. Siamo sull'anno e mezzo, quindi ovviamente queste contromisure andranno potenziate e studiate. Giustamente, allora qui c'è una domanda che sembra abbastanza tecnica. Dario Pisanti dice: le strategie di ISRU lunare, non ho capito cos'è l'acronimo, e le annesse tecnologie di estrazione acqua e idrogeno hanno possibilità di scalabilità anche in altri scenari di esplorazione spaziale? ISRU sta per In Situ Resource Utilization, quindi l'utilizzo delle risorse che si trovano in loco per altri scopi. Sostanzialmente quello che si può utilizzare sulla Luna è la regolite lunare, e in ESA in questo momento ci sono studi in corso per vedere in che modo sfruttarla, e tra l'altro in Italia esiste un'università e un'azienda italiana che hanno messo a punto uno dei sistemi più avanzati per l'utilizzo della regolite lunare. Ma c'è anche acqua allo stato solido, e questa appunto è importante utilizzarla per la produzione di ossigeno, idrogeno e la stessa acqua allo stato liquido. Scalabilità, è chiaro che insomma questo intanto bisogna definire i processi per poter utilizzare queste risorse. Dopodiché si penserà alla scalabilità, che sicuramente è un elemento che serve, perché nel momento in cui devo produrre propellente per azzi chimici è necessario sicuramente avere una gran quantità di queste sostanze e poi poterla conservare con i meccanismi giusti. Quindi sicuramente sì, questo aspetto andrà studiato, ma diciamo che come step preliminare bisogna capire in che modo poter utilizzare queste risorse per estrarle. Bene, Alexia Verducci ci chiede: vi sono astronauti non ingegneri ma laureati in ambiti scientifici come la fisica? Mi sembra Vittorio sia fisico. Sì, ma è pieno e soprattutto ce n'è bisogno. Diciamo che rispetto alla figura classica dell'astronauta pilota adesso c'è un'evoluzione molto, molto diversa. Mi sembra che addirittura nell'ultima missione Apollo ci fosse un astronauta che non era pilota, non era ingegnere, ma era geologo. E per esempio c'è poi il famoso film The Martian in cui il protagonista non è un ingegnere. Ma anche banalmente, mandare un rover su Marte vuol dire che il rover andrà. Adesso stiamo lavorando alla missione Mars Sample Return per portare a terra campioni marziani. Un conto è un campione estratto da un robot, un conto se tu mandi sulla superficie di Marte un geologo che magari sa identificare il contesto giusto per andare a cercare un campione, sa identificare il campione corretto da estrarre. E così anche per biologi, per medici, cioè c'è bisogno veramente di tutte le discipline possibili. L'esplorazione non è un lavoro solo da ingegneri. Bene, io farei, ti direi l'ultima domanda, e anche perché è un po' in tema con quello che stiamo vivendo in queste settimane. Angela Serignani chiede: volevo chiedere se l'equipaggio viene sottoposto a precauzioni specifiche per evitare un potenziale contagio di virus in orbita. Però io credo che sia il contrario. Comunque sì, esiste una quarantena, giusto? Angela Segnani è una compagna di classe elementari che saluto con piacere e ringrazio per questa domanda. Sì, sicuramente l'aspetto è proprio uno dei cinque elementi chiave che viene considerato per le missioni di lunga durata, nel senso che se sulla Stazione Spaziale Internazionale, così come su un veicolo su Marte, non puoi aprire la finestra per cambiare l'aria, quindi hai bisogno di controllare lo sviluppo di film microbatteriologici, c'è bisogno di controllare il livello di contaminazione interno delle superfici e degli ambienti. Quindi sicuramente c'è un discorso di cautela che va gestito. Gli stessi astronauti, prima di essere lanciati sulla stazione, attualmente sono sottoposti a un periodo di quarantena. Adesso non ricordo se è una settimana o 15 giorni, insomma, comunque hanno un periodo in cui possono lavorare soltanto in un ambiente settico, e è vietato loro qualunque tipo di contatto con il pubblico, ma anche con i familiari più stretti. E questa cautela serve proprio a evitare che sulla Stazione Spaziale Internazionale vengano poi portati dei microrganismi che possano lasciare
lasciare sviluppare dei film non desiderati, quindi lo stesso dei biofilm non desiderati. Quindi la stessa cosa avverrà sicuramente per missioni di questo tipo, e sarà necessario un accurato controllo della flora batterica all'interno degli organismi, del sistema spaziale. Allora, ecco che riappaio. Io intanto vorrei scusarmi con coloro a cui non siamo riusciti a dare in questo caso una risposta. Vediamo se organizzare un altro appuntamento sempre con Gabriele, visto diciamo l'interesse sul tema. Io, grazie, prima di lasciare la parola a Marlene Nais, che è appunto il vice addetto culturale della missione dell'ambasciata statunitense a Roma, la missione diplomatica statunitense, vorrei ringraziare tutti i vari consolati, vorrei ringraziare Missione Italia, vorrei ringraziare Tiziana Candiloro, che con noi sta organizzando questi incontri, e Steven, che ci ha permesso tutta la parte tecnica, e ovviamente ringraziare Gabriele Mascetti per essere stato con noi. Non so se Marlene vuole dare un saluto finale prima di chiudere questa giornata, anche questa veramente molto interessante. I'll say it was really interesting, and Gabriele Mascetti, thank you so much for joining us. These programs have really provided our viewers, our public in Italy, with so much information, so we're so happy that we could join with all of you to do this. Thank you so much again. Thank you, Francesco. Thanks to the team at the embassy. And hope to see our viewers again on Thursday for our next program. Yes. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye, everybody. Bye.